Dentro sul secondo palo, allocca, la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Cristo! Prova a andare! Dalle telecamere! Vince che numero! Vince! Che gol! Che gol! Con Sorrentino! Buono il tiro! Che gol! Settima giornata, il big match della Serie D, si affrontano i Chite Stramorti, il capitano Renato Mirabella contro i Dream Team di Matteo Ribera. Saluto al pubblico ormai di rito. Grazie. Un saluto di rito. Fate il tocco. Doppio arbitro, esperimento clamoroso. Guarda, esperimento, sei occhio oggi. Seguiamo il sorteggio. La mamma di Castro vinci, la mamma di Castro. Seguiamo il sorteggio. Gli occhiali, io quattro. Gli occhiali, non hai capito il volo. Si buttano giù. Via. Matteo, quanti desideri? 5. Ribera non vince un sorteggio, neanche a pagarlo. È la seconda volta che porto mia avanti, giochi avanti, prego. Che palla. E c'è subito il gol di Formato al primo minuto di gioco, direttamente dalla battuta, su deviazione di gol di Formato, subito pronti via. C'è Mirabella, ultimo uomo, anzi non è Mirabella, è Policane, la palla è per Mambella, ancora Mambella, la pallone che finisce in alto a sinistra rispetto a Morrone. Ha Formato palla al piede, chiede l'1-2 a Mambella con il destro. Morrone dice di no, a destro di Mambella, è messa per Formato, la mette in mezzo per Mambella, anzi per Crispino, ancora Crispino, il pallone che non entra, clamoroso il palo, palo interno e poi non entra in porta, ancora Crispino, destra per Policane, buona la palla che viene per Renato Mirabella, ancora Mirabella centralmente, buona la palla ancora per Mirabella che si divora un gol già fatto, poi diceva a me di essere di legno, io sono di legno, lui è di ghisa. Mirabella, la palla allargata per Castrovinci che prova ad accentrarsi, ancora Castrovinci in verticale, Formato fra le linee, la Formato con il sinistro, la doppietta di Formato, il 2-0 dei Chite Stramorti che si portano dunque sul doppio vantaggio, doppietta di Formato, ci dedica anche il gol. Ancora Formato, buono il turno su Castrovinci, ancora Formato, pallone attaccata da sola, poi la perde, c'è Castrovinci, ancora Castrovinci, rinviene Formato, ora per Pagano, il palo di Corrado Pagano, pronta subito la reazione dei Dream Team con Pagano, buon destro di prima sull'assist di Castrovinci, il legno alla sinistra di Foria gli ha però detto di no. Dunque destra dal fondo, ancora per i Chite Stram, ancora Crispino, c'è Mirabella che rinviene all'improvviso, ancora Policane, palla per Pagano con il destro di punta, un altro palo di Pagano che quest'oggi non riesce davvero a trovare la via del gol. Prima perché quelli di là vanno prima, ancora Formato prova il sinistro, secondo me era gol invece. Ora salita, il tocco per Fazzioli, c'è Mambella che tocca, salita, rinviene Crispino con il destro che finisce fuori, verticale da Mambella, Pagano il tacco ottimo per Fazzioli, ancora Fazzioli,
con il destro faccia l'euforia, con l'interno della gamba sinistra riesce ad evitare un gol, che un gol che sembrava una palla messa in mezzo. Foria la blocca, fa ripartire Crispino in fascia sinistra, ancora Crispino, lungo lancio per Mambella che aggira a starita. Sarà calcio d'angolo, la palla in destro, ancora palo interno clamoroso colpito da Crispino in verticale, formato buono il colpo di tacco, Fazioli però rinviene, ruba il tempo a Mambella, la palla però ancora per piedi di Mambella, messa in mezzo, c'è formato proprio il dribbling secco, doppio ancora formato, quattro avversari, forse dovrebbe tirare un po' prima, ancora formato Borrone, il gol, la tripletta di formato, anche se in questa occasione c'è la netta collaborazione di Morrone, non perfetto nell'intervento. 3-0 per i Kit Stramorti, tripletta di formato. Girati. Ora il destro di Castrovinci deviato, il 3-1, gol che riapre i giochi, accorcia le distanze per i Dream Team di Castrovinci, un pistola. Vuoi entrare al video, stavate? Esponente di bestiale. Lui è la sua pagina... Pater Patrat. È il Pater... Passa e patate. Fuori, fuori, fuori! Al il destro di Castrovinci, Foria e poi il palo, no, io no. E su questa azione finisce il primo tempo, 3-0, fra 3-1, per chi resta morti e Dream Team. Ancora Mambella, tunnel da salita, ancora Mambella, bene, prova ad andare, la palla per Crispino, Mambella! Che errore a porta vuota per Mambella, poteva essere la rete del 4-1. Crispino, che nome tiene in campo? C'è Policane, che la fa scorrere, anzi no, il destro di Castrovinci, la parata per Fazioli! Il 3-2, e adesso la partita sì che si riapre per i Dream Team. Il gol di Fazioli, il 3-2 dunque, match che si riapre. Alberto Cammarata ha commentato la foto di torneo. Pagano si frappone, Policane, adesso in questa fase i Dream Team molto più offensivi, il doppio gol a distanza di pochi minuti li ha ravvivati. Ora palla messa in mezzo, Fazioli, il 3-3 dei Dream Team, la doppietta di Fazioli, match in parità, davvero ottima la scelta di questo big match di questa giornata. Lancio, Policane di testa, bene per formato, riviene Castrovinci con la palla per Mambella con il destro, boom, il 4-3 immediato dei Chiedi Stramorti con Mambella, cazzo, che segna la rete del 4-3, ballando anche Gangnam Style. Oh no, basta da commentare. Punizione di formato, formato ora formato la mette in mezzo, il cocco sotto misura di Crispino, il palo da metri zero, vicinissimi al 5-3 di Stramorti. La palla per Morrone che la blocca, va a lungo rilancio, Pagano fa sempre lo stesso movimento, non gli è mai riuscito, c'è il contropiede, ancora formato al sinistro libero, formato il poker e il gol del 5-3 per i Kit Stramorti, morto nella porta con una capriola clamorosa, si rialza, formato la palla per Mambella, il 6-3 dei Kit Stramorti, ogni gol è un ballo diverso per questo ragazzo, la doppietta personale. 4 gol di formato, 2 gol di Mambella, 6-3. Pallone alto, Castrovinci. Su questa azione finisce qui la vittoria di Kit Stramorti per 6-3 contro il Dream Team. Interrompiamo qui il nostro collegamento su questo zoom di questo bel ragazzo, Alessandro Savoia. Siamo con formato, migliore in campo della partita, vinta per 6-3 da Kit Stramorti contro il Dream Team. Poker per te, racconti questa gara. La prima volta faccio un poker, però sono una partita difficile. Mancava molta gente. Anche perché ci sono state assenze pesanti, però
Abbiamo saputo reggere, forse qualche sciocchezza in difesa ci ha un po' penalizzato, però è andata bene. Senti, dopo questa vittoria roboante che dà morale, i vostri obiettivi quali sono? L'ho detto anche la settimana scorsa, dobbiamo vincere, punto, dobbiamo arrivare primi. Va bene. No, aspetta, un saluto a voi.